Oggi parliamo di cyber security, un settore sempre più rilevante nell'attuale contesto geopolitico. Ma che cos'è il cyberspazio? Stiamo parlando semplicemente dell'insieme delle infrastrutture informatiche interconnesse, comprensiva di hardware, software, dati ed utenti, e delle relazioni logiche stabilite tra di essi. Perché è così importante lo spazio cibernetico e a cosa serve realmente difenderlo? La rapida evoluzione delle tecnologie ha avuto un profondo impatto sulla nostra società e sulle nostre vite. Ormai la presenza di reti wireless a cui ci si può accedere praticamente ovunque ha incoraggiato la diffusione capillare di dispositivi in grado di connettersi alla rete, dai tablet ai cellulari, fino ai più recenti wearable device. Sto parlando di oggetti come l'orologio o gli occhiali che possono connettersi al web. Ma collegarsi alla rete, oltre a permettere l'accesso a una mole enorme di informazioni e possibilità, rende anche i nostri dispositivi potenzialmente vulnerabili, con tutto quello che contengono, dai dati personali, ai profili social network, fino agli accessi ai servizi di online banking. Questo accade sia per i singoli che per le grandi realtà aziendali, come le banche, le società energetiche o gli ospedali, che usano la rete per scambiare informazioni, organizzare la fornitura di servizi, coordinare le diverse attività. In altre parole, l'accesso a internet ci apre al mondo, ma rende le persone, le aziende e soprattutto le istituzioni potenzialmente esposte a rischi di truffa, furto di informazioni o sabotaggio. Il pericolo non va assolutamente sottovalutato. Infatti la vulnerabilità dei sistemi informatici consente di accedere in pochi secondi a segreti industriali, brevetti e innovazioni che hanno richiesto anni di ricerca. Il crimine informatico infatti può decretare il fallimento di aziende, quindi danni economici enormi. E per le nostre piccole e medie imprese, che puntano soprattutto all'innovazione come elemento cardine dello sviluppo, il danno potenziale può essere davvero incalcolabile. La correlazione tra prosperità economica di un paese e la qualità delle sue infrastrutture cyber sarà sempre più stretta e l'Italia dovrà quindi puntare sempre di più su alti standard di cyber security nella società, nel sistema industriale e nella pubblica amministrazione. Infatti non sono a rischio solo le persone e le aziende, ma anche la sicurezza nazionale che può potenzialmente essere messa in pericolo. Si pensi ad esempio alle conseguenze che potrebbero derivare dall'alterazione di sistemi che regolano il trasporto, le reti energetiche o i sistemi di comando e controllo militari. Una simulazione recente ha stimato che, in caso di attacco alla rete elettrica, un blackout energetico che duri qualche settimana determinerebbe un collasso totale dell'intero sistema paese, producendo danni, anche in termini di vite umane, paragonabili a quello di un'aggressione militare su larga scala. Non stiamo parlando di un futuro remoto o di uno scenario da saga fantascientifica. Il cybercrime è una realtà in continua crescita. Soltanto nei primi 6 mesi del 2015 è aumentato del 30%, arrivando a essere la causa del 66% degli attacchi informatici gravi. A essere presi di mira dei criminali informatici sono sempre più spesso le infrastrutture critiche, come appunto le reti di distribuzione dell'energia e quelle di telecomunicazione. Mentre nel secondo semestre del 2014, su scala globale, si erano verificati solo 2 attacchi, nella prima metà del 2015 se ne sono registrati 20, con un aumento del 900%. Sviluppare quindi nuove capacità e nuovi strumenti per migliorare la sicurezza cyber del sistema paese rappresenta una sfida di grande importanza per la crescita, il benessere e la sicurezza dei cittadini, che non può essere assolutamente rimandata. Il Movimento 5 Stelle si sta battendo perché il sistema informativo italiano acquisisca rapidamente giovani risorse che possano contribuire a rendere più sicura la nostra Italia. Solo se l'individuo, l'azienda e lo Stato riusciranno a coordinare delle azioni di prevenzione, svilupperemo un sistema di difesa più sicuro. Delegare la nostra sicurezza agli operatori del settore non è più sufficiente. Siamo entrati in una nuova fase dove la cooperazione tra le diverse dimensioni dell'uomo dipendono dalla nostra capacità di diventare parte attiva di una nuova intelligence collettiva.